Shalom, buonasera a tutti. Sono proprio felice e contento di tornare ad essere insieme con voi. Mi dispiace una cosa che non vi conosco, però voi tramite le mie lezioni mi conoscete un pochino, il modo come mi esprime. Non sono un grande politico e dico le cose come sono. E allora vi devo dire un po', diciamo, come mi sento nel mio cuore. Sono già circa 10 giorni che, diciamo, ho dato permesso di scrivere, diciamo, questo annuncio che post pay, eccetera, eccetera, eccetera. E devo dire che in tutti questi 10 giorni mi hanno risposto 5 persone hanno mandato qualche cosa. C'erano veramente 7, però 2 persone mi conoscono da prima, mi hanno detto che loro vogliono aiutarmi. Allora, 5 persone hanno risposto al mio appello. Allora, questo mi, diciamo, mi ha lasciato un po', diciamo, a pensare. Noi sappiamo che c'è una lotta continua. Vi racconto una piccola storia. Una volta, quando ero bambino, mi ricordo, nelle bottiglie di latte erano fatte di vetro, non era di cartone come oggi. E è successo che dentro una bottiglia di latte sono caduti 2 scarafaggi. E allora c'è qualcuno alla porta viva. E 2 scarafaggi sono caduti dentro questa bottiglia di latte. E allora cominciano a nuotare verso il bordo della bottiglia. E stanno proprio salendo, però siccome era di vetro, allora zoom, si sono scivolato dentro. E così di nuovo cominciano a nuotare verso il bordo della bottiglia di latte e di nuovo quasi di nuovo scivolare. Da questi 2 scarafaggi, c'era uno scarafaggio dopo un'ora e mezzo, ha deciso, guardi, Dio mi sta prendendo in giro, quasi quasi che sto per uscire, e poi di nuovo, allora arrivederci, mondo, io non voglio essere preso in giro da nessuno, neanche da Dio. Shema Yisrael, Amonai Elokeinu, Amonai Echad, e ha smesso di nuotare, è morto, purtroppo. L'altro scarafaggio è lì. Per morire c'è sempre tempo, il paradiso può sempre aspettare. Continua, continua a nuotare, salire, scivolare, continua a nuotare, scivolare. Che cosa è successo? Siccome lui ha nuotato, 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 è diventato burro. Il latte è diventato burro. È salito sulla isola di Muro e poi è uscito dalla bottiglia. È necessario lottare di continuo, non si sa quello che cresce, che succede domani o dopo un po'. E allora, siccome, diciamo, una persona ha delle spese, io, Baruch Hashem, grazie al cielo, Hashem mi ha dato un po' di, diciamo, possibilità di preparare una bella lezione. E allora ho dato permesso ai miei allievi di chiedere se però io ho 1411 amici, 263 followers, e poi visioni, quest'ultima lezione era 611 visioni. Se alla gente, dopo che loro, diciamo, c'è tutti questi amici, followers e visioni, non danno nessuna, cioè 5 persone da tutta questa gente, è proprio zero. E allora vuol dire che io dovrò cercare altre lezioni private, che così, diciamo, posso accontentare, diciamo, la mia famiglia. Che
che non si può, diciamo, forzare nessuno. Questo è un pensiero, però un altro pensiero che è uguale e magari ancora di più del primo pensiero: se una persona gode di lezioni, perché tanti scrivono like, però il pugno è chiuso, se uno gli piace le lezioni e non dà un centesimo, vuol dire che non fa né caldo né freddo, non ha nessun interesse. Perché se una persona gode davvero di qualche cosa, allora dovrà sganciare qualche cosa. Non dico niente a nessuno, no, però diciamo, come persona che dovrò finire un mese, allora diciamo io vi do questo. Io ho piacere di parlarvi, voi mi conoscete, io non vi conosco. No, you don't know me, non vi conosco perché non li vedo. E allora quindi ho fatto questo annuncio e spero che ci sarà una risposta un pochino di più, diciamo, vivo, e così sarò contento vedendo che voi godete davvero. Però se voi non interessa, vuol dire che non vi interessa davvero, e allora quindi cercherò un'altra cosa. No, soprattutto perché colpisce il fatto che mangiare una pizza si spendono 10 euro, godere di lezioni Torah due volte alla settimana, 4 volte al mese. È quello che dico, vuol dire che se non vogliono sganciare neanche un pochino, vuol dire che non interessa. Sì e no, è uguale. Per me è, diciamo, un dispiacere grande che, diciamo, non arrivo alla gente, che vuol dire che le mie parole sono come parlare al muro. Cioè, se è così, allora cerco un'altra cosa, magari che diventa... Ok, bene, andiamo. Allora... Noi siamo, vi voglio bene, io non forzo nessuno, diciamo, siamo amici come prima, non vi conosco. Allora, siamo Perek Sheni di Pirkei Avot, continuiamo, siamo in mezzo del secondo Perek e siamo a Mishnah Hey. Che Hillel Hanasi, lui spiega le cose controcorrente. Pagina 214. 214, e siamo arrivati, abbiamo spiegato che un ignorante non può essere uno religioso, come abbiamo spiegato l'ultima lezione, e neanche una persona normale non può arrivare ad essere veramente una persona che è legato a fare il massimo da quello che Hashem chiede da lui. Adesso parliamo di un terzo controcorrente. Dice Hillel, Velo Habayshan Lamed, una persona che si vergogna non imparerà mai. Ci sono tante persone che vengono alle lezioni e fra i 20 persone o fra le 200 persone che vengono, allora ci sono delle persone che chiedono e io gli spiego. Ci sono invece delle persone che non chiedono mai. Perché non chiedono? Perché si vergognano. Se io chiedo, vuol dire che non ho capito. Vuol dire che non so qualche cosa. Invece quando ci sono quelle persone che chiedono, ma guarda questa qua è ignorante, cioè, non voglio far vedere che io sono limitato, e allora meglio tacere. Quello che capisco, capisco. Quello che non capisco, a me non si può capire tutto. E allora
una persona normale dice che questo è un modo di comportarsi. Uno non deve dimostrarsi come un ignorante, perché poi la gente non gli dà fiducia, non vorranno sposarsi con i loro figli, cioè non mi daranno un imprestito quando ho bisogno. Meglio tacere, venire alle lezioni e diciamo andare avanti e andare con la testa. È tutto a posto. Dice Rabbi Hillel Hanasi controcorrente, una persona che si vergogna non imparerà mai. Cosa succede se una persona non impara? Allora anche se lui viene alle lezioni, anche se lui viene al tempio, anche se lui osserva le mitzvot, chi osserva le mitzvot? Soltanto i mani e i piedi. Il cuore è assente, il cervello è assente perché non ha capito niente perché si fa certe cose. Allora è come un robot. Mani e piedi fanno la volontà di Hashem, però la persona davvero il suo interesse è assente. Ecco perciò dice Rabbi Yehuda e Hillel Hanasi, lo habayshan lamed, una persona che si vergogna non imparerà mai e rimarrà sempre ignorante. E una persona ignorante non è una persona di un pezzo. E darvi un esempio come è necessario assolutamente di capire le cose. Noi tantissimi ebrei venerdì sera fanno kiddush, la santificazione della giornata. C'è una tovaglia sulla tavola, poi ci sono due chalot che sono coperti, poi c'è il bicchiere di vino. Allora io sono convinto che ci sono tante persone che non sa perché si fa kiddush, perché si copre le chalot, perché ci sono due chalot sulla tavola, io e mia moglie, quanto possiamo mangiare, adesso che si deve fare la dieta, quanto possiamo mangiare, perché ci sono due chalot. Allora, per spiegarvi un pochino, perché ci sono due chalot sulla tavola? Perché noi sappiamo che quando gli ebrei erano nel deserto, mangiavano cibo sceso dal cielo che veniva chiamato man. Man vuol dire cibo. E facevano la bracha, amotzi lechem min hashamayim, che Hashem fa uscire pane dal cielo. Ogni mattina uscivano fuori dei loro, diciamo, tende, e raccoglievano per ogni singola persona in loro famiglia 2 chili circa di cibo, e questo bastava per ogni persona. Venerdì ognuno usciva fuori, anziché di raccogliere 2 chili a persona, raccoglievano 4 chili. Perché? Perché Shabbat non è una giornata che scendeva la mano. Hashem cerca di sollevare, togliere dalla persona dei preoccupazioni di andare a pensare cosa sarà da mangiare. Hashem prepara tutto di venerdì, così Shabbat tu puoi dedicarsi alla vita spirituale della tua famiglia, pensare ad Hashem, pensare chi sei tu, cosa Hashem vuole da te, cosa è il tuo compito in questo mondo. E così, ecco perciò, per ricordare che tutto il tuo fabbisogno
è stato già preparato prima di Shabbat, così tu non hai alcun dovere di andare a cercare di guadagnare qualche cosa di Shabbat. Mettiamo le due chalot, le due pane, per fare conoscere, ricordare e sapere agli ebrei tutto il nostro fabbisogno è già stato preparato. Ok. Ma perché viene coperto questi due chalot? Non ci sono delle mosche in giro. Oggi ci fanno trattamento anti-mosche. E allora come mai si copre questi due chalot? Allora ci sono diverse ragioni. Quando gli ebrei nel deserto di Sinai, o nel deserto dove c'erano durante i 40 anni che erano nel deserto, uscivano fuori ogni mattina per raccogliere la man, allora la Torah ci racconta che prima sulla terra è sceso un, diciamo, rugiada che copriva tutta la terra. Poi sopra la rugiada è sceso la man, però ci sono dei uccellini eccetera che possono anche sporcare, perciò sopra quel strato di cibo man veniva un'altra copertura di rugiada che così era proprio pulito, era proprio sintetico, come si chiama? Asettico? No, senza sporcizia. Come si chiama? Asettico, va benissimo. Asettico. Ecco perciò le chalot, allora c'è di sotto delle chalot, c'è la coperta della tavola, diciamo la tovaglia, questo è per ricordare il rugiada che era sotto, e poi c'è le due chalot che si ricorda il doppio porzione che avevano, diciamo, di venerdì, e poi c'è la copertura di sopra per ricordare che era asettico perché c'era anche la rugiada di sopra. Questa è una spiegazione. Una seconda spiegazione, molto bello. Allora noi sappiamo che santifichiamo, dichiariamo che Shabbat è una giornata santo, che santo vuol dire diverso, e si fa questa santificazione solo con un bicchiere di vino. Perché si fa questa santificazione solo un bicchiere di vino? Perché vino ha una natura che col tempo si migliora. Lo stesso vino che l'anno scorso aveva un certo qualità, dopo una settimana ha una qualità maggiore. Ecco perciò si fa kiddush sul vino per far ricordare alla persona, alle persone che sono presenti, Shabbat scorso abbiamo consacrato, abbiamo osservato lo Shabbat. Questa settimana però deve essere, diciamo, osservato in una maniera migliore. Dobbiamo crescere nel nostro apprendimento dell'importanza e del nostro rapporto che abbiamo con Hashem, così lo Shabbat è tutta un'altra cosa. Ecco perciò si fa kiddush sul vino. Come il vino cresce di qualità, anche la nostra consacrazione deve crescere ogni settimana. Allora, siccome si fa kiddush sul vino, e allora noi sappiamo che Hashem ci ha promesso la terra promessa. E quando la Torah parla della bontà di Eretz Israel, allora parla in Deuteronomio 8:8, scrive così: Eretz Chita
È una terra che ha del frumento favoloso. Una volta non c'era problema di glutine, non so perché era altra, non lo so. Però è una terra favolosa di frumento e anche siora e anche di orzo. Wow, orzo e frumento favoloso. Due cose e poi Geffen e anche c'è cioè, di uva, vino, wow. Poi Tena, dei fichi meravigliosi. Poi c'è scritto anche c'è melograni e poi ci sono anche olive e poi datteri. Allora, siccome la Torah scrive le cose in ordine, e allora cos'è l'ordine che Hashem dà lode alla terra santa, Eretz Israel, alla terra promessa? Uno, primo frumento, orzo, terzo posizione e vino. Noi diamo tanto importanza, facciamo questa consacrazione col vino. Ci sono le due chalot che sono fatte di frumento. Oh, ebreo, Hashem ci ha dato più importanza. Come mai tu dai più importanza al tuo vino che è il numero 3? Noi invece siamo il numero 1 e 2. Ecco, perciò si copre. E quando si copre non si vede le chalot. Ecco, perciò non c'è, non esiste il frumento qui. Allora faccio il kiddush sul vino, ma frumento non capiscono niente, sono di cose, diciamo, morti, non hanno da vita, non hanno intelligenza. Che è un insegnamento per noi, ecco perciò i nostri maestri ci hanno dato questo insegnamento, per insegnare a noi. Tu sei in casa tua, che tu hai degli amici che vengono in casa tua tutta la settimana. Poi un giorno viene una persona importante, un ospite. Allora nel giorno che arriva l'ospite dici ai tuoi amici: ragazzi, andatene adesso, non ho bisogno di voi, per favore scappate perché adesso c'è questa persona importante, arrivederci. Non è giusto. Siccome loro ci sono e tu hai bisogno di loro tutta la settimana, insieme con te, diciamo, accetti anche questo nuovo ospite. Ecco perciò la Torah, i nostri maestri hanno insegnato, non vergognare qualcun altro che non ha qualche pregio che ha la persona che tu vuoi, diciamo, onorare. Questo è un insegnamento educativo per ciascuna persona. E succede da noi anche che a volte ci sono delle persone che sono molto vicine a noi, mettiamo un X perché abbiamo altri interessi per qualsiasi ragione. Questo è un esempio piccolo, limitato, come una persona deve studiare, a comprendere, a sapere la ragione perché ci comportiamo in questa certa maniera. Ecco perciò, lo habayshan lamed, una persona vergognosa non imparerà mai e quindi non sarà una persona vivente col cuore e col cervello, soltanto con i piedi e mani. Ok, questo era il numero 3 di controcorrente. Adesso parliamo della quarta cosa controcorrente. Velo hakapdan melamed. Una persona che è molto severo non può essere un bravo maestro. Che anche questo è controcorrente. Noi sappiamo che ci sono dei maestri
che in loro classe i bambini fanno, diciamo, dei rumori, saltano e disturbano e cantano e guardano il Facebook e guardano i, diciamo, WhatsApp, eccetera, eccetera, e il maestro lì, cosa posso fare? Questo è un tipo di maestro. E poi c'è un maestro severo. Se voi non ci grida, vi mando, diciamo, una lettera al preside, vi mando a casa, vi faccio. Lui, quando lui è in casa, tutti sono seduti, e allora quando arriva il preside, questo sì che è un bravo maestro. Guardi come sono seduti i bambini, ascoltano. Questo sì che è una classe, invece quando si passa, diciamo, in altre classi, devo mettere qualche cosa dentro le orecchie perché c'è che troppo rumore. Questo è come una persona normale, guardi. Invece dice Hilela sì, controcorrente. Uno che è severo non è un bravo maestro. Perché? Siccome i bambini hanno paura di chiedere o di fare qualche domanda, cioè perché lui griderà, ci manderà una lettera, o chi lo sa cosa farà, hanno paura di chiedere. Stanno lì e sono chiusi, quindi non imparano niente. Anche se magari sentono le parole, però non sono presenti di poter approfondire. Non è questo un maestro. Poi un'altra cosa, quando una persona è così severa, tutta la sua conoscenza che lui ha imparato, chissà tanto, comincia a dimenticare. Con la severità, quando uno è arrabbiato, allora dimentica le cose. Quindi, sia da parte sua che lui dimentica le cose, e poi dalla parte degli allievi, non sono capace di ascoltare e comprendere. Perché uno sono induriti, perché hanno paura, e poi anche se hanno una domanda non chiedono, perché chi lo sa cosa sarà la sua risposta. Dice Hilel, una persona severa non può essere un maestro. E allora, come si fa? È giusto di lasciare che i bambini saltino addosso, che guardano qui, che guardano là? Guardi, quando il preside passa davanti a questo maestro severo, è un piacere, tutti sono seduti in ordine. La risposta è: un insegnante deve fare le lezioni interessanti. Quando i ragazzi o gli adulti hanno una lezione interessante, non hanno tempo di perdere, diciamo, con altre cose. Loro vogliono ascoltare, vogliono imparare perché è interessante. Per darvi un esempio, parliamo che un insegnante insegna che noi abbiamo tre avi, Abraham, Isaac e Giacobbe, erano persone pie, persone legate ad Hashem, persone meravigliose. Allora i bambini cominciano, diciamo, ad addormentarsi perché ormai hanno sentito questa storia già tante volte. Allora il maestro bravo: ma come avete detto che queste sono quelle persone per bene? Se tu vedi uno che entra in una banca con una mitra e fa una rapina in banca, tu dici che è una persona onesta? No, no, no. E che cosa ha fatto Jacob? Lui ha derubato. E non soltanto di una banca normale, di un cieco. Il suo padre, che era cieco, lui ha derubato le benedizioni che dovevano andare al suo fratello maggiore e ha rubato del suo padre cieco le benedizioni. E questo per te è una persona buona o brava? Allora la gente ha ragione,
Come mai veramente noi abbiamo accettato che lui è il migliore dei nostri avi? Ma come è possibile? Allora la gente non sono più interessata a guardare il loro Facebook. Oh, diciamo, loro vogliono sapere come ci abbiamo, diciamo, un ladro ed è il nostro padre. E il maestro comincia a spiegare. Quando parliamo di una persona a livello di Abraham, Isaac e Jacob, che erano benedetti di Hashem, loro erano persone che erano veramente vicino a Hashem e si dedicavano anima e corpo ad Hashem, quindi erano come i tzadikim, come le persone giuste dei nostri tempi. Nostri giusti dei nostri tempi erano o sono persone che conoscono i fatti del mondo che a una persona normale non è conosciuto. A una persona normale, diciamo, non sa. Per darvi un esempio mio personale, perché io sono un tipo che, diciamo, vi racconto, come avete già notato prima, eccetera. Io sono venuto con la mia moglie qui in Italia 1970. Da America, che ci siamo sposati, io sono canadese, mia moglie americana, ci siamo sposati in New York. Dopo 2 anni ci siamo sposati in 68, dopo 2 anni abbiamo ricevuto l'istruzione del Rebbe che c'è un lavoro per noi qui a Milano, diventare un maestro, di diventare uno insegnante, un rabbino, diciamo, qui a Milano. Benissimo, mio papà con la mamma, con la mia sorella piccola, abitavano a Montreal, in Canada, che mio papà aveva un negozio, una libreria ebraico. Bene, allora noi siamo venuti qui con 2 bambini che avevamo e siamo venuti qui a Milano. Baruch Hashem, abbiamo cominciato a imparare l'italiano, a insegnare i bambini, eccetera. In mezzo di 1970, eravamo qui mezz'anno, mio papà ha ricevuto un attacco cardiaco e è entrato nell'ospedale, grazie al cielo, anche se lui era diabetico, l'hanno fatto 4 bypass e Baruch Hashem l'hanno salvata la sua vita. Lui aveva il negozio in Montreal, Rodolph's Hebrew Bookstore, tutti quelli che erano in Canada in quegli anni conoscevano il negozio, che era il più grande in tutto Canada, era, diciamo, 2 piani pieno di libri, di roba veramente straordinaria, grande, grande, grande. E i medici che volevano bene a mio papà, che era in Jewish General Hospital, c'era un ospedale ebraico, l'hanno detto Rav Roda, perché anche lui era un rabbino, però, diciamo, lui ha visto che non si può insegnare e può finire un mese, è diventato uno che aveva un negozio di libri. Allora l'hanno detto Rav Roda, dopo un'operazione, 4 bypass, lei non può continuare a essere, diciamo, il padrone del suo negozio. Lei deve uscire perché è suicidio se lei continua ad essere nel negozio. Perché quanto ore lavorava al giorno? E lui era polacco, lavorava sì e no, senza esagerare, 13-14 ore alla giornata, però erano 2 piani senza ascensore, su e giù con libri in mano, impossibile. 4 dottori l'hanno detto chiaro, è suicidio se lei continua. Io avevo mia sorella che ancora doveva sposarsi, c'è la mamma, c'è papà, hanno bisogno di, diciamo, di avere un mezzo di sostenimento. Allora mio papà e mamma e il mio fratello maggiore che era in Canada hanno deciso
Guardi, c'è Shmuel, che lui è un maestro a Milano, quegli anni, nel 70-71, avevo 3-4 allievi alla mattina e 2-3 allievi nel pomeriggio. Quanti anni aveva? Io avevo, quando siamo venuti in Italia, avevo 25 anni. Io sono nato in 45, sono classe 45. Ero un pochino più, diciamo, esuberante. Anche no, adesso non sono addormentato, però diciamo, in quei tempi ero, ma ok. Allora, papà, mamma e mio fratello grande ha detto, guardi, c'è Shmuel lì che ha 7 bambini, diciamo, tutti i giorni. Qui abbiamo un negozio che vendono anche libri sacri e anche tzitzit, tefillin, cose che sono importanti. Se si vendeva frutta e verdura o, diciamo, camicie, allora si può anche chiudere. Però questo è un negozio importante, quindi non può essere chiuso, perché chi prenderà questo posto? Allora chiederemo a Shmuel, so io, di tornare in Canada e prendere il negozio, così non avrò problemi di, diciamo, di finire un mese. Cioè, noi, Baruch Hashem, abbiamo il Lubavitch Rebbe, il Rebbe che mi ha consigliato di venire a Milano, e allora lui, Baruch Hashem, ha risposto a ogni persona che si è rivolta a lui, e loro abbiamo parlato con io ho parlato conference call con i miei genitori, con mio fratello, e abbiamo deciso, scriviamo al Rebbe il suo consiglio dicendolo come è la situazione. E allora abbiamo scritto, siccome lui ha avuto un infarto e 4 bypass, la sua situazione di diabete che non li lascia, è un negozio, se 2 piani, i libri sono diciamo pesanti, perciò i medici tutti e 4, diciamo, hanno detto impossibile che lui continui il suicidio. Perciò chiediamo il Rebbe il suo consiglio e diamo al Rebbe 4 possibilità. Prima possibilità, che Shmuel, io torno da Milano, che io insegno 7 bambini al giorno, e diciamo prendo un negozio che è importante per gli ebrei di tutto il Canada. Primo scelto. Secondo scelto, si vende il negozio. Si vende, si compra, si trova un cliente che chi prenderà e che era un negozio importante. Ok. Terzo, che si prende un socio. Mio papà sarà presente come testa di cosa comprare, i prezzi, eccetera, 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 però chi farà il lavoro sarà questo socio. Quarto, che status quo, continuiamo, diciamo, come prima. Allora il Rebbe veniva chiesto e si chiedeva a lui senza pagare niente, cioè si chiedeva come si chiede a una persona che conosce, diciamo, darti un consiglio giusto. Il Rebbe ha risposto che io torno da Milano enze inyan bishvilo klalugal, lui non c'entra niente col negozio, io non devo sentirmi male, io sono un grande maestro e mio papà che si arrabbia, non c'entro io col negozio per niente. Vendere il negozio, una striscia, no. Prendere un socio, no. Status quo, continuare col negozio, sottolineato, ha dato la sua benedizione. Allora il Rebbe, contro il parere di 4 medici chirurghi che hanno fatto l'operazione, e
Sì, lui ha ricevuto questo infarto nel 1970, sarebbe stato, non so, un anno che era, diciamo, terapia, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so esattamente quando è tornato full time in negozio, però, come lui mi ha chiesto, lavorava 13-14 ore, anche, e lui, questo era il 1971, diciamo, è mancato 1989, lavorando fino all'87, 12-13 ore al giorno. Gli ultimi due anni si sentiva già, diciamo, più debole, allora lui era uno scribo, allora faceva il lavoro a casa, e poi la mia sorella si è sposata con mio cognato, lui ha preso il negozio, allora quindi... Se il Rebbe, una persona buona, non conosce la verità, devi dire, guardi, voi siete persone adulte, avete sentito parere dei medici, allora decidete voi, persone adulte, per la vostra, diciamo, benessere. Invece il Rebbe ha dato una risposta che ha funzionato. Mio papà ha vissuto fino a 1989, fino a 87, che ha lavorato per 16 anni, 12-13 ore sicuramente, diciamo, su e giù. Questo vuol dire una persona tzaddik, una persona santa, una persona diversa che lui conosce. Non soltanto l'attualità che si vede ogni persona, ma una persona che, diciamo, vede come sono le cose. Ci sono tante altre storie, però non voglio, diciamo, durante questa lezione di Torah, diciamo, spiegare ancora. Ma lei cosa voleva fare? Voleva continuare a insegnare? Io ho chiesto il Rebbe, perché io non sapevo quale che è il mio. Magari il Rebbe ha voluto... Quale fosse la scelta più giusta? Io non sapevo. Magari il Rebbe, lui ha inteso, intendevo, di che io insegnerò del 2019 questa lezione su Facebook, che è importante perché ci sono diverse persone che... E Baruch Hashem, in questi anni io ho visto con i miei occhi che ho cambiato la vita di tante, tante persone. Anche tu. Anche tu. E ci sono delle persone che erano non ebrei, sono diventati ebrei e siamo ancora in contatto. Si è sposato e adesso aspetta un bambino. È veramente Baruch Hashem. Posso dire, ho toccato, ma senza esagerare, in una maniera tangibile, cambiare completamente la loro vita, una quarantina di persone che conosco proprio quello. La signora Carmeli, Sara Carmeli, che era una persiana che abitava qui 25 anni, 30 anni fa, che lei veniva a miei lezioni, lei, una donna molto, diciamo, amabile, proprio, lei faceva lezioni a donne, diciamo, per fare le loro responsabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ha invitato una volta a dare lezione a queste donne. Allora, come ho dato lezione, e bene, finito, amen, arrivederci, buonasera, ci vediamo. Dieci anni fa che l'ho incontrato, Sara Carmeli, un'altra volta in New York, lei adesso abita a New York, come purtroppo ci sono tante persone che lasciano l'Italia perché è difficile col lavoro, e allora Rav Rodal sa che da tua lezione che hai dato quando ti ho invitato hai cambiato la vita di una famiglia, io non sapevo niente. Si vede che ho detto qualche cosa che ha toccato il cuore di questa donna, ha cambiato, e sono religiosi adesso, contenti, tanti figli, eccetera, eccetera. Questo, però io conosco quarantina di persone che proprio ho
cambiato la loro vita da un lato. Potrebbe essere che il Rebbe, sapendo il futuro, adesso non voglio raccontare perché ci siamo in lezione, però noi abbiamo chiesto per tante cose, anche per cose personali, o racconterò, diciamo, in altre occasioni, storie che ha dimostrato che il Rebbe è conscio e sa le cose che una persona normale non sa. E allora, questo è il Rebbe di oggi, di 1900, diciamo, di 90. Il nostro patriarca, senz'altro che lui sapeva le cose molto di più, o non lo so, e non posso, diciamo, misurare. Come è possibile Yitzhak, che lui aveva due figli, aveva un figlio Esav, che era un farabuto, che lui proprio ingannava e rubava e violentava donne da destra e sinistra, e lui era molto intelligente, allora chiedeva domande a papà: ho studiato nella scuola ebraica questo e questo, cos'è la legge? Oh, mio figlio, bravo. E Yaakov, che lui era veramente il nostro patriarca, certamente che lui è bravo. Chi voleva benedire Yitzhak ha voluto benedire Esav. Yaakov, lui non ha bisogno di avere questo mondo, lui è un tzaddik, lui è quello che si mangia un po' di pane, un po' di, diciamo, pomodori, patate, lui è contento, non ha bisogno di avere il mondo nelle sue mani. Però Esav, che lui sa vivere e sa utilizzare la carne per portare al suo padre, per onorarlo, lui ha bisogno di avere il mondo. Yitzhak, che lui conosceva i pensieri di una persona che abitava in Australia, conosceva il pensiero di quella persona, ha un figlio in casa, non conoscendo che lui era un farabuto? Ma com'è possibile? Rivka, la sua madre, siccome lei di piccola ha vissuto in casa del suo papà, che non era un gran uomo giusto, sapeva che si può dire anche bugia. E allora, quando ha sentito del suo figlio Esav, oh, ho studiato a scuola, questo bello, 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 allora sei interessato, ma del suo comportamento non vede come lui studia tanta Torah. Il suo padre era cieco e allora non vedeva, però io, Baruch Hashem, vedo. Allora ha preso un bel vestitino, è andato al rabbino della scuola, si chiamava la yeshiva di rabbino Shem e Ever, figlio di, diciamo, di Noach e il nipote. Allora, come sta andando mio figlio Esav a scuola? È bravo? Ah, non si è fatto vedere gli ultimi 4-5 anni, diciamo. Vabbè. E allora, quindi, però lei, che era una brava donna, che amava il suo marito e sapeva che il suo marito è un uomo veramente che sapeva i pensieri della gente, diciamo, del tutto il mondo, non conosce, diciamo, la verità del suo proprio figlio primogenito, vuol dire che lui non deve sapere, che Dio non vuole che lui deve sapere che il suo Esav è un farabuto. E allora, se Hashem, se Dio non vuole che lui saprà, io dovrò andare a dirlo per farlo questo dispiacere? Non lo dico. Però quando ha sentito che Yitzhak, che è arrivato a 123 anni, e si conosce che una persona 5 anni vicino alla morte del proprio genitore deve pensare magari chi viene chiamato anche lui da Dio, e allora sono già entro 5 anni della morte del mio mamma, mia mamma Sara è mancata a 127 anni, io ho adesso 123 anni, lo ha dati io moti, non so quando morirò, magari vivrò come il mio papà che ha vissuto 180 anni, o potrò morire come mia mamma, 127. E allora
prima di morire vorrei dare la benedizione al mio figlio Esav, che lui diventerà padrone di questo mondo. E siccome lui era un vero tzaddik, quando un vero tzaddik dice qualcosa, Hashem lo fa. E allora, mentre che lui stava parlando con il suo figlio Esav, Rivka stava facendo, diceva, lavori in casa, sente come Yitzhak parla con Esav. E allora Rivka ha detto, se questo qua diventa padrone del mondo, dobbiamo proprio... Siamo fregati. Siamo fregati, dobbiamo andare a qualche parte, come Ischia, non so, Sardegna, qualche parte, diciamo, nasconderci. E allora, quando Esav è uscito, chiama Rivka il suo figlio, figlio mio, mi ascolti. Ho sentito papi che ha detto a Esav, vai a prendere la caccia, affila bene, diciamo, lancia e anche l'arco, diciamo, l'arco. No, il la, 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 la coltello, coltello, fai shechita come si deve, magari con l'arca, diciamo, lo ferisci a piedi che rimane kasher, tu dopo prendi, lo fai shechita e mi prepari un ben pranzo kasher. E così mi dai questo piacere di mangiare carne kasher, con gustoso, e ti benedirò di avere il mondo nelle tue mani. Rivka dice al suo figlio Yaakov, senti Yaakov, mi ascolti, devi andare alla cascina indietro casa, papi mi ha dato due capre ogni giorno di poter fare quello che voglio, vai a prendere due capre, preparili, diciamo, fai di kasher, io lo cucino e porti al papà e tu prenderai le berachot al posto del tuo fratello grande, perché guai se lui diventa il padrone. Jacob dice, ma guardi, anche se lui è cieco, però anche siamo fratelli, siamo vicini, diciamo le voci, però lui mi vorrà dare un bacio, vieni qui caro, e io ho la pelle liscia e lui invece è come un orso, diciamo, e lui vedrà che sono, diciamo, un improstatore, diciamo. Tu non preoccuparti, ascolti, non c'è tempo di perdere. Lei ha preso le pelle delle, diciamo, delle capre, l'ha messa sul suo mane e sul, diciamo, posto liscio del suo collo, e lei porta, diciamo. E conosciamo la storia, ma come è possibile che Yaakov ruba le benedizioni del suo fratello? È rubare, è vietato rubare. Allora questo, i ragazzi dimenticano di tutto, voglio sapere. Allora che cosa è la risposta? Che cosa uno può rubare? Uno può rubare un swatch, un telefonino smart, tira fuori dalla tasca, però una benedizione è qualcosa spirituale. Come si può rubare una benedizione? Quando Yitzhak ha benedetto il suo figlio Jacob pensando chi è Esav, e ha messo le sue mani sulla sua testa perché aveva, diciamo, il pelle del capretto. Mi volete dire, ragazzi, che dalle mani di Isaac è uscito un fluido energetico e questo è entrato nel cervello di Jacob e così lui ha ricevuto la benedizione? Oh, la benedizione era qualcosa spirituale che Yitzhak ha chiesto. Dio, ho le mani sulla testa del mio figlio Esav, benediscilo che il mondo diventa suo.
E allora? Questo è una benedizione. Perché con la benedizione non c'è niente, diciamo, tangibile che si prende. E allora, se Yitzhak, quando lui ha messo le mani sulla testa di Jacob, ha pensato di Esav, a chi vanno le benedizioni? A Jacob o a Esav? Vanno a Esav, perché lui ha pensato di Esav, perché ha pensato chi era Esav. E allora che cosa tutta questa mascherata, tutta questa messa in scena, che lui prenderà le benedizioni, non vale niente. Allora? Volete sapere? Certo. Oh, si vede che siete interessati, allora non deve essere severo. Allora bambini. Non devo essere severo a chi fare vostra attenzione. Allora, dobbiamo capire come mai non troviamo nessun altro, diciamo, dei nostri grandi che erano ciechi. Adam, 930 anni. Non aveva problemi di vista, non c'era ancora video, non c'era ancora televisione, allora di rovinare le mani. Quindi Noach 600-700 anni non ha avuto problemi degli occhi. Abraham non aveva problemi, diciamo, con vista. Jacob, siccome lui pensava che il suo figlio amatissimo Yosef era morto, ha pianto per 22 anni. Uno che piange, e lui non ha mai dimenticato, una persona che perde un caro dopo un anno o due dimentica, non può piangere, perché dimentica. Hashem vuole che la gente che rimangano in vita, che rimarranno in vita felici, e allora si dimentica. Così Hashem ha fatto il decreto che si deve dimenticare di una persona che è morta, anche se è amatissima. Qui Jacob pensava che era morto Giuseppe, però non è morto. Quindi quel decreto che Hashem ha deciso che uno deve dimenticare una persona morta non valeva per Yosef. Lui ogni giorno mancava di più, piangeva lacrime ogni giorno per 22 anni. Ecco perciò è diventato cieco quando era vecchio. Però Yitzhak, perché è diventato cieco? Che così potrebbe essere questo inganno? Potrebbe essere questo? Come mai? Come mai Hashem ha messo questo e come mai, diciamo, Jacob ha ricevuto le brachot? Allora, comincio però, finisco questa lezione giovedì. Allora, perché penso che voi siete interessati, allora diciamo... No, vabbè, nel mio frattempo spiegare come sia stato possibile che Sava andasse a studiare Torah quando la Torah... Non ha studiato! Quando la Torah risulta data molto dopo, e poi bisogna spiegare anche perché c'è questa volontà di dare il mondo a... Questa è la lezione. Allora, che cosa vuol dire la Torah? Noi sappiamo che Noach e Abraham, Yitzhak, Jacob hanno studiato la Torah. Perché che cosa vuol dire la Torah? La conoscenza di Hashem. Prima che abbiamo ricevuto la Torah sul monte di Sinai, che c'è scritto, che abbiamo sentito, non si può uccidere. Allora, Abraham, Yitzhak, non c'è scritto nessuna parte, posso uccidere. Cioè, ci sono delle conoscenze che sono uno che ha un cuore veramente raffinato, conosce la volontà di Hashem. Uno che ha il minimo di spiritualità sa che si deve amare ogni singola persona, ebreo e no, perché vive dall'energia che Hashem lo sta dando. Se Hashem lo sta dando a te importanza, che ti dà la vita, io posso avere meno amore per te? E allora questa è Torah. Che cosa vuol dire che c'era la promulgazione della Torah nell'anno 2448 dopo la creazione? Vuol dire che Hashem ha dato permesso che ci sia un'unione fra il mondo spirituale
è un mondo materiale. Ecco perciò ci sono degli effetti speciali quando la Torah racconta della promulgazione della Torah sul monte di Sinai. Allora nella Torah viene spiegato che il monte fumava, sembrava che proprio era un vulcano. Ma che cosa importante di sapere questo? Questo è l'insegnamento. Cosa vuol dire che la montagna fumava? Quando c'è fuoco e il fuoco rimane superficialmente sul materia, allora non c'è fumo. Quando c'è fumo, quando il fuoco prende proprio parte della materia e lo consuma, lo cambia, allora esce il fumo. E questo è successo soltanto dopo la promulgazione della Torah. Quando Avram, Yitzchak e Yaakov, loro hanno fatto mitzvot, Avram ha fatto, diciamo, la mitzvah di aiutare i poveri. Allora quel carne che ha dato Avram ai poveri, carne è rimasto carne e i poveri sono rimasti poveri e lui è rimasto come era lui. Dopo che Hashem ha dato la promulgazione della Torah, quando uno utilizza la carne e dà ai poveri, la carne diventa diverso, viene permeato con l'energia di Hashem e la carne diventa diversa. Ecco perciò è importante di mangiare carne di Shabbat, perché la carne che si mangia di Shabbat per l'onore di Shabbat è una carne diversa. Prima della promulgazione della Torah non c'era tutto questo. Allora dobbiamo finire qui, allora dobbiamo continuare la prossima lezione, speriamo. Scusi Ramo, siccome prima lei ha spiegato la cosa del post-apay eccetera, della pizza, e però adesso sono le persone, più persone, consiglio di ripetere la cosa. Allora, io ho dato permesso a chiedere, diciamo, un aiuto, diciamo, fra post-pay circa 10 giorni fa. Fino adesso, 10 giorni dopo, c'è scritto diverse volte nel video, cinque persone hanno risposto, anche se ci sono 1411 amici, ci sono 263 followers, ci sono più di 600 visionari, quelli che hanno visto, okay? 5 persone hanno risposto. Allora, uno, io dovrò cercare un altro lavoro, perché io devo accontentare la mia famiglia. Allora o che divento uno che do lezioni per bar mitzvah, o che lezioni privati, qualcuno che si interessa con i suoi amici, o che divento una persona di fiducia portando gioielli, eccetera, 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 o un altro lavoro. Però quello che a me dispiace, se una persona ha piacere di qualche cosa, si lascia costare un po'. Se uno, nonostante chi interessa le lezioni, viene richiesto di dare qualche, non ho detto che si deve dare una certa cifra, qualsiasi cosa, se uno non dà niente vuol dire che non interessa, e questo mi dispiace molto, vuol dire parlare al muro, diciamo, non è il mio interesse. Ok, che Hashem vi benedica, ci sentiamo, ci vediamo giovedì. Se posso dire, se spendono 10 euro per una pizza, entrare in un tabaccaio, fare una ricarica sulla sua posta pay una volta al mese di 10 euro, non è niente di che. Vabbè, time will tell, diciamo, col tempo vedrò se continuo, eccetera, eccetera, eccetera. Importante che io vi voglio bene, anche se a voi non interessa. Diciamo, io vi voglio sempre bene. Che Hashem vi benedica. Salutiamo Rav tutte le persone che ci ascoltano. Sì, salutiamo tutte le gente che ci ascoltano, eccetera. Giovedì prossimo. Giovedì prossimo, diciamo, sarà l'ultima lezione prima dell'estate. Mezzo Hashem. Esatto, scuola. Ok. Scuola, grazie.